Aprire nuovi fronti di collaborazione internazionale tra le imprese è l'obiettivo dell'ultima missione all'Expo di Dubai della regione Abruzzo, per il tramite di ARAP, che si è aperta lunedì e si chiude oggi. In primo piano, in questo caso, i settori di automotive, logistica, trasporti, rinnovabili e aerospaziale, con le eccellenze della nostra regione. Appuntamento particolarmente importante quello di ieri, quando si è svolto un incontro tra il mondo produttivo abruzzese e i vertici della Dubai Chamber of Commerce and Industry, la Camera di Commercio emiratina, che al suo interno ha 287.000 soci provenienti da tutto il pianeta, che hanno potuto conoscere le realtà economiche d'eccellenza dell'Abruzzo attraverso relazioni, filmati e slides, alla presenza dei vertici dell'azienda regionale delle attività produttive, il presidente Giuseppe Savini e il direttore Antonio Morgante, secondo i quali è stata un'azione di rilievo messa in campo per il presente e in prospettiva. Sono state poste le basi per una collaborazione ufficiale, un accordo finalizzato sia ad aprire altri punti di accesso diretto delle imprese abruzzesi ai mercati mondiali, in modo da attirare nuovi importanti scenari, e sia per far conoscere al panorama produttivo internazionale le aree industriali abruzzesi. Presente anche il capo delegazione ARAP Romeo Ciammaichella e il consigliere d'amministrazione Gianni Cordisco. Più in generale sono 19 aziende e 3 enti abruzzesi che hanno aderito alla missione a Dubai promossa da Regione e ARAP. La partecipazione dell'Abruzzo, ha dichiarato l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario, sta già dando risultati concreti con numerosi contatti e trattative e con la stipula di contratti per commesse concrete che danno un respiro ancora più internazionale alle nostre imprese.